Noi a fine aprile manderemo su il primo lotto di vaccino su ad Oxford e loro cominceranno i test sui volontari sani. E penso che entro giugno saranno tutti vaccinati e entro fine settembre potremo avere un responso di questa sperimentazione. Qui bisogna fare chiarezza veramente per evitare illusioni nelle persone. Il vaccino, se dimostrerà la sua efficacia in autunno, per quanto ci riguarda, sarà disponibile già per fine d'anno e per determinate categorie, quelle più fragili, diciamo, e probabilmente per la primavera prossima sarà stato possibile produrre una quantità tale che si può pensare di cominciare a distribuirla. Non si illuda nessuno che il vaccino a marzo, aprile dell'anno prossimo sarà liberamente in farmacia. Basta pensare che nel mondo siamo 8 miliardi e la capacità di produzione di vaccino di tutte le multinazionali al mondo messe insieme è 200 milioni di vaccini all'anno, ma questo non si fa in pochi mesi e non si fa neanche in 6 mesi. In questo momento effettivamente nel mondo ci sono tanti annunci e io penso che 5-6 società sono effettivamente in pole position e effettivamente arriveranno a produrre il vaccino. È questione di tempi, a parte la bandierina chi arriva primo, il mercato c'è per tutti, è un mercato immenso, per cui ben vengano queste ulteriori possibilità di trovare vaccini alternativi. Noi ci auguriamo che il nostro sia efficace e questo lo sapremo in autunno, ma ci auguriamo anche che siano pronti tutti gli altri di cui stiamo parlando. Ce n'è uno in Israele, ce ne stanno un paio in Germania, ce ne stanno un paio negli Stati Uniti, uno in Canada e ci siamo noi insieme allo Jenner Institute della Oxford University. Io penso che queste realtà arriveranno a produrre il vaccino. La copertura economica non è uno scoglio per i progetti che hanno una sostanziale e concreta veridicità dal punto di vista scientifico. E noi in particolare abbiamo una serie di investitori internazionali pronti a fare finanziamenti molto importanti. Stiamo valutando quale di questi finanziamenti accettare, ma ripeto, non c'è il problema. Una volta che ci sarà il vaccino, ci sarà la corsa a finanziare questo tipo di interventi. Io ricordo che nella mia prima elementare c'era un compagno di scuola poliomielitico e queste cose oggi non si vedono più. Forse bisognerebbe cominciare un vero e proprio attacco di educazione sanitaria. Bisognerebbe far capire alla gente che cosa si è visto e che cosa si rischia eliminando una serie di vaccinazioni.